Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la videolettura interattiva numero 165. Le energie del mese di settembre, o meglio, della luna della maturazione, oppure del raccolto. Secondo il nome che la nazione Sioux, o come si dovrebbe dire più correttamente Lakota, dava a quello che è circa il nostro mese di settembre, poi loro seguivano le lunazioni, quindi da luna nuova a luna nuova. Però è un nome molto poetico che è stato recuperato anche da molte tradizioni moderne come il neodruidismo, la neostregoneria, il neopaganesimo in generale o la Wicca. Quindi mi piace recuperare questi nomi per i mesi. Da oggi li metterò, li farò osservare perché sono piccole pennellate in più che rendono i video più carini. Al mio fianco vedi già le scelte di questo interattivo e tra poco vedrai i nomi dei mazzi che andremo ad usare. Invece io ti leggerò, come faccio ogni mese, i principali transiti astrologici. Mercurio sarà in bilancia fino al 23, però dal giorno 10 inizierà il suo moto retrogrado che durerà fino al 2 ottobre. Benché Mercurio sia un pianeta che favorisce il dialogo e la ricerca dell'armonia, l'opposizione con Giove in Ariete potrebbe provocare conflitti all'interno delle relazioni, sia quelle affettive che in generale, quindi anche le relazioni sociali. Molta conflittualità sembra essere originata dalla poca comunicazione, pertanto per orientare le energie del periodo si consiglia di non negare agli altri la possibilità di esprimersi, in particolare appunto nel momento di Mercurio retrogrado fra il 10 settembre e il 2 di ottobre. I segni cardinali, Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno, saranno maggiormente esposti a questo passaggio astrologico e potrebbero diventare più insicuri e incerti nelle relazioni sia di natura affettiva che professionale. Dal 5 Venere si sposterà nel segno della Vergine, quindi lascerà i Gemelli, dando avvio a un bel periodo per i segni di terra, in particolare per il Toro e per la Vergine. Come abbiamo detto, il Capricorno risentirà un po' di questa situazione con Mercurio avverso Giove in Ariete. Anche per i segni d'acqua, in particolare Scorpione e Pesci, il periodo potrà essere ricco di opportunità, di socializzazioni e quindi anche di nuove conoscenze. Questa combinazione però sarà un po' meno buona sul lato sentimentale per i segni di fuoco, ma verrà compensata in ambito lavorativo, in particolare per il Leone e per il Sagittario. In particolare per il segno del Leone, la combinazione Mercurio e Giove sarà molto favorevole fino a fine mese, però anche in questo caso stiamo attenti alla comunicazione con Mercurio retrogrado. Il 20 agosto invece Marte è entrato nel segno dei Gemelli e transiterà in questo segno fino al mese di marzo nel 2023. Marte in Gemelli comunque ci invita a misurare le parole, a fare attenzione a come ci rapportiamo agli altri. Il modo in cui parliamo può fare la differenza in più di un'occasione. Bene, questi erano i principali transiti astrologici del mese di settembre e la luna di maturazione. Le scelte le hai viste, i mazzi le hai visti, non resta che lanciare la sigla! Kanwapegi Wi, la luna della maturazione o del raccolto. Questo è in lingua Sioux il nome del mese di settembre, all'incirca il mese di settembre, da luna nuova a luna nuova. Kanwapegi Wi. Traggo questa informazione da due libri che considero fra i migliori in relazione a quelle che sono le culture native americane, in particolare il popolo degli Sioux. Alla fine il termine che ti ho citato è proprio in lingua Lakota. Sioux in realtà si scrive Sioux, ma si legge Sioux, sarebbe in realtà una
contrazione del nome che i nemici davano a questo popolo. Questo testo, questi due testi in realtà sono l'uno contiguo all'altro, se riesci a trovarli in antiquariato o sulle bancarelle o anche su eBay o su Mare Magnum, sono molto importanti, secondo me fra i migliori scritti. Bernard Dubant, La tradizione Shu, Il sangue blu della vecchia roccia e Il popolo del sole. Per chi si interessa di culture native americane sono veramente due must, stampati da edizione Convivio intorno alla fine degli anni 90, ma in italiano sono veramente fra i migliori. Bene, questa è la nuova formula degli interattivi. Come vedi ho davanti a me tre mazzi, serviranno per focalizzare le energie di questo settembre, di questa luna della maturazione, come dicevano i Lakotas. E appunto tre mazzi saranno dedicati all'amore, alla materialità, ai soldi e alle energie in generale. Cercheremo di fissare alcuni concetti basici, alcune parole chiave che riguardano le energie del mese e poi da queste partiremo per fare le tre varianti. Ovviamente puoi vedere anche subito le tre varianti, puoi andare subito con i timestamp a vedere la variante che hai scelto, te le ho già presentate durante l'introduzione, però ti consiglio anche di ascoltare quelle che sono le energie generali. Perché ho fatto questa scelta e perché monterò i video così d'ora in poi? Perché mi sono reso conto che spesso e volentieri le energie di base della settimana, del mese, sono le stesse. Poi in realtà sono le singole storie che cambiano. E quindi ho detto, alla fine, per ottimizzare i tempi e magari rendere un prodotto che sia ancora più aderente a quella che è poi la realtà, quindi per dare un aiuto concreto a chi mi segue, un suggerimento che abbia comunque valore, perché non focalizzare subito le energie generali e poi andare nel dettaglio con quelle che possono essere definite anche microstese o ministese? Vediamo se questa formula ti piace. Io sono sempre ben disposto a venire incontro all'utenza. Posso migliorarla, posso espanderla, oppure se proprio non ti piace posso anche fare un passo indietro. Vediamo, a me piace sperimentare, piace innovarmi, lo sai. Quindi partiamo un po' col vedere quali saranno le energie di questo mese di settembre per l'amore. Lo facciamo col tarocco dei familiari, o dei famigli, come sarebbe più corretto. Che cosa porta in amore il mese di settembre? Che cosa porta in amore il mese di settembre? Qual è l'energia generale per l'amore nel mese di settembre? A Taglio-Mazzo abbiamo il Re di Spade. La mettiamo qua. La Regina di Coppe. Il 5 di Denari. E la Stella. Beh, dai, ci siamo salvati in corner, mi viene da dire. Poi andiamo ad approfondire. La prima cosa che salta agli occhi è la presenza di un 5 di denari e di un re di spade. Sono contrapposti a due carte che tendenzialmente per l'amore sembrano essere estremamente favorevoli, la regina di coppe e la stella. Se andiamo più in profondità scopriamo però che questo 5 di denari in realtà ha a che fare con la situazione sentimentale e diversamente da quanto dice nella situazione materiale dove non è proprio una carta di buon auspicio, nella situazione sentimentale invece parla di
I commentatori parlano di amori illeciti. Ora espandiamo il concetto. Amore illecito non significa un amore fuori dalla legalità, quello per carità, anche no, non voglio nemmeno sfiorare il tema, ma significa un amore ritenuto moralmente poco confacente, come può essere un'avventura extra, come può essere magari un pensare a un'avventura extra, un cercare di capire se una persona che ha già una storia, oppure sei tu che ha già una storia, può avvicinarsi a noi, come possiamo cercare di capire se gli interessiamo, se è interessato o interessata. Quindi ecco, in questo caso parla un po' di quegli amori che nascono un po' nell'ombra, in questo senso la parola illeciti usata da molti commentatori, se non mi sbaglio addirittura da Spinardi, potrei sbagliare, e sicuramente da Laura Tuan, che comunque è una grandissima autrice di libri sui tarocchi, anzi vi consiglio la lettura dei suoi libri, ma anche da altri, comunque ora ho citato i primi due che mi venivano a mente. Ecco, il 5 di denari in questo caso parla di un qualcosa che è ancora nell'ombra. Però nell'ombra lo si può intendere in differenti modi. Nell'ombra può significare che è un qualcosa che è nell'ombra perché non deve essere scoperto, ma anche un qualcosa che è nell'ombra perché ancora non abbiamo avuto il coraggio, l'occasione di manifestarlo. Quindi qua andiamo a chiudere poi con una stella e andiamo a chiudere proprio con il desiderio di manifestare un qualcosa, il desiderio di aprirci ad un qualcosa, il sogno, l'ambizione, la speranza. Il legame fra le due carte può essere la carnalità, in quanto il 5 di denari parla spesso di un'attrazione molto più carnale, anche se usa la parola amore, come ti ho detto prima. Mentre la stella fa dichiaratamente riferimento a quella che è la dimensione sessuale, parla anche di nudità in molte rappresentazioni, la stella è una donna nuda. C'è anche da notare che, ovviamente direi, la stella compare sempre in un paesaggio notturno, anche qua compare. Tra l'altro qui abbiamo proprio l'idea di triangolo, l'idea di più possibilità. Quindi torna un po' il concetto di un qualcosa che ancora resta occulto. Se dovessimo trovare una parola per definire tutto questo, la parola sarebbe tentazione. Questa parola mi viene a mente. Settembre sarà un mese in cui potresti essere tentato, tentata di approfondire una conoscenza, oppure magari la tentazione resta sul piano teorico. Mi piacerebbe, vorrei sapere se... Magari se lui, lei sono interessati, potrebbe nascere qualcosa. La carta della Regina di Coppe è una carta di profonda intuitività e profonda empatia. È una carta che parla di quella che è la dimensione creativa e artistica, ma anche seducente, il linguaggio dell'anima fondamentalmente. Quindi ben si sposa con le altre due carte. A tutto questo fa da contraltare una carta di Re di spade. Anche in questo caso possiamo parlare di una carta che non è necessariamente negativa. È vero, parla di ferrea volontà, è vero, può parlare di una relazione che già c'è ma che magari sta un po' barcollando, un po' magari si sta inaridendo, ma parla anche di una persona che si vuol riprendere il suo destino, parla anche della lucidità con cui si sceglie. Quindi qua sempre più mi viene da dire la parola chiave per il tuo settembre è tentazione, la tentazione di provarci, la tentazione di darsi e di dare una nuova opportunità. Ti ripeto, non è detto che con una stella finale questa tentazione si vada a concretizzare, forse resta solo sul piano teorico. La stella è carta di sogno, di ambizione, di desiderio, anche di connessione. Ora, c'è anche da dire che la stella è la carta della sacralizzazione di un luogo, quindi un luogo che si ritiene quasi un luogo ameno, un luogo nostro, un luogo dove ci ritiriamo, magari proprio per incontrarci con qualcuno. In questo caso c'è continuità sia con la Regina di Coppe, carta appunto di profonda introspezione, ma anche la carta della casa, la carta del luogo dove ci si trova o la carta del luogo dove ci si incontra, la libreria, la sala dei musei,
il concerto, il pub, soprattutto dove c'è arte, però può succedere anche dove c'è comunque vita sociale, e un 5 di denari che fa di nuovo riferimento alla carnalità, quindi quegli incontri che sono magari all'insaputa di altre persone o all'insaputa anche dei più, perché magari non vuoi far sapere la tua situazione agli altri. Vediamo un pochino come si evolve questa situazione, che cosa vogliono aggiungere per l'amore per il mese di settembre. Abbiamo già individuato una parola chiave con tentazione. Prendi la parola in senso positivo. Tentazione può significare anche la voglia di aprirsi, appunto, non deve essere necessariamente vista in negativo, come qualcosa di peccaminoso. Rimuoviamo un po' quest'idea di peccato che non serve a niente. Cavallo di bastoni. 9 di denari. Cavaliere di denari. Vedi che qua c'è un temporeggiare in questo mese, probabilmente anche dovuto a quella che è l'influenza dei transiti che ti ho già detto, che invitano al dialogo, invitano ad approfondire, invitano appunto a prendere tempo, a usare una strategia, a usare anche un corteggiamento. Devi fare attenzione questo mese, perché il cavallo di bastoni è una figura ribelle, ovvero una figura che non accetta dogmi, imposizioni, è una figura anche che non accetta di vincolarsi, di legarsi, può rappresentare anche uno scapolo incallito o una persona, una donna con una scapola, non so se esiste, vabbè, lo facciamo passare, una scapola incallita. Questo lo si vede anche da un 9 di denari, carta del single. Quindi qua c'è proprio un mese dove la tentazione di consegnare un po' le tue emozioni in mano a qualcuno sarà forte. Però come vedi alla fine c'è un cavallo di denari. Quindi comunque c'è la strategia, il fermo, la pazienza, la costanza. È un mese dove sul piano teorico si fa molto, per alcuni anche come incontri magari, ma poi in realtà oltre la tentazione sembra che non si voglia andare, non è che non si può, è che forse non lo si vuol veramente, perché alla fine siamo in un'energia di cavallo di bastoni, quindi di un qualcuno che comunque sceglie di iniziare un nuovo cammino e di non fermarsi finché non sarà veramente convinto, convinta. Quindi è un mese nel quale questa tentazione arriva, scombussola un po', porta un po' di movimento, porta un po' di anche convinzione forse di aver trovato chi veramente ci completa, anche se fosse solo a livello mentale, se solo rimanesse un'idea. Alla fine però vince la pazienza, vince la fedeltà a se stessi, vince la perseveranza. Un cavallo di denari è comunque una persona che è fedele ai suoi principi, e i principi sono quelli di un re di spade, quindi di un qualcuno che, ok, bella la tentazione, ok, bella la storia, ok, le grandi possibilità, ma il mio destino è ancora mio, non sono pronto, non sono pronta a virarlo, perché magari sei arrivato, arrivata tu, anche perché magari non per tutti, ma in un'ampia percentuale di situazioni ci sarà già un'altra persona, o come ricordo proprio fisicamente davanti a noi. È un mese nel quale appunto ti viene data l'opportunità di aprirti, però forse sceglierai di temporeggiare dopo un momento travolgente. Tentazione e passione sono le parole chiave per il mese di settembre a livello affettivo e emotivo.
Andiamo a vedere a livello lavorativo il mese di settembre, a livello lavorativo e di finanze, che cosa porta. Che cosa porta il mese di settembre a livello lavorativo e finanziario? Cercheremo anche qui di individuare alcune parole chiave, poi faremo la lettura per le tre varianti, dopo aver visto le energie generali. Che cosa porta il mese di settembre a livello lavorativo e materiale? Allora, 8 di denari. Quindi qua c'è comunque una continuità, una routine, qualcosa che procede, che va avanti. 9 di bastoni. La forza. Asso di spade. Allora, anche in questo caso le carte non sono bruttissime, sono carte che parlano di forte volontà, di comunicazione, anche forse di quello che magari può essere un po' di ritardo nell'avere quelle gratificazioni materiali o anche quelle situazioni lavorative, se siamo senza lavoro, che dovrebbero poterci dare, appunto poterci mettere in un'energia di asso di spade. Forse questo potrebbe preoccuparci anche un pochino, però in realtà qua si parte già comunque da due carte, anzi tre direi, abbastanza buone prima di questo asso di spade. Si parte da una continuità di 8 di denari, che comunque è una carta molto buona per ciò che riguarda l'aspetto materiale, segnala comunque una crescita lenta e costante. È vero, si tratta di una carta di denari. In alcuni casi la crescita può essere veramente lenta, pure troppo lenta. In altri casi il 9 di bastoni rappresenta proprio il ritardo con cui si può accedere a quello che è un miglioramento. Spesso e volentieri può rappresentare una notizia che tarda a venire, oppure una comunicazione anche che tarda a venire con tutto ciò che ne segue. La comunicazione per un miglioramento nel lavoro, un nuovo lavoro che ci devono, del quale ci devono comunicare se parte o meno, un beneficio economico che stiamo aspettando, o magari anche il riuscire a trarre frutto da quello che è un beneficio economico. Se hai contratti, cause in corso, vertenze, ecco qua c'è un ritardo, però c'è anche una carta di forza, poi, che è comunque una carta di risoluzione in questo senso. Non posso darti molto positiva la risoluzione, perché poi c'è un asso di spade, quindi alla fine c'è comunque un potenziale nuovo corso delle cose. Quindi in realtà, se si tratta di un lavoro che stai aspettando, qua c'è una comunicazione con una rassicurazione, però forse un pochino bisogna ancora attendere. Se invece parliamo appunto di una vendita, di un beneficio economico, di una causa legale, anche qua c'è probabilmente una carta di forza che, se mi uscisse in fondo, andrebbe a significare la vincita. Qua invece mi significa probabilmente una svolta importante, oltre la quale però c'è un po' anche da decidere la strategia. Questo anche per quanto riguarda l'attesa di soldi, oppure magari le vendite, le locazioni, gli affitti, eccetera eccetera. Quindi direi che qua già come prima parola chiave potrei estrapolarci la parola continuità, perché qui vedo comunque continuare un po' quello che è il mood che è stato fino ad ora, salvo un pochino questo evento che all'incirca, poniamo poco dopo la seconda decade o intorno alla seconda decade, ma secondo me è più verso appunto poco dopo la fine della seconda decade, arriva un po' a dare un cambio anche repentino a quella che è una situazione che va poi un attimino ripresa in mano, va riesaminata, ecco, anche se si trattasse di contratti, locazione, vendite, soldi che si attendono. Qua c'è un'attesa
Quindi la continuità mi rappresenta l'attesa nella prima parte e qua giù c'è una comunicazione, quindi anche poi una forte attività di mentalismo e di esercizio di volontà. Prima magari di andare a vedere un po' quale potrebbe essere la seconda o la terza, se ce ne saranno altre due di parole chiave, vediamo un pochino che cosa vogliono aggiungere. Allora, la giustizia, il 5 di spade e l'appeso. Sì, qui c'è un momento in cui appunto c'è distensione, continuità e soprattutto la giustizia mi può significare anche appunto i contratti, come dicevo prima, eccetera eccetera. Non necessariamente si parla di giustizia dal tribunale, mentre però per il 5 di spade forse parliamo di un momento che non è proprio roseo, anche perché questa forza, che appunto è un atto di volontà ma è anche un'imposizione, con un 5 di spade mi va dichiaratamente a parlare di ritardo. Del resto è il mese, come ho detto prima, nel quale comunque Mercurio è retrogrado, inizia il suo moto retrogrado che durerà fino al 2 ottobre, quindi proprio quelle che possono essere le comunicazioni o che possono essere anche i rapporti con enti o persone richiedono molta volontà, la volontà dell'asso di spade e anche secondo me un riesame. Quindi qua continuità e riesame. Il riesame non vuol dire necessariamente un riesame, quindi un lasciare indietro un'ambizione o qualcosa, può voler dire anche riesame delle possibilità, quindi un riesame secondo me a livello lavorativo, un restyling come il canale della lucerna, ed è questo che poi va a portare beneficio, perché comunque alla fine ti mette in un'energia di asso di spade, quindi qui c'è un pochino, secondo me non devi buttarti giù, non devi abbatterti, perché intorno alla fine della seconda decade, all'inizio della terza, c'è un po' un momento di down, un momento in cui perdi un pochino le speranze di un miglioramento. Come abbiamo visto, notizie o eventi che tardano e che portano poi a questa energia di 5 di spade che, insomma, non è proprio il massimo. Però poi, grazie a quello che è un riesame, un ripensamento, l'appeso è anche una somma di denaro che entra volendo, quindi a fine mese può effettivamente entrare un beneficio economico oppure può concretizzarsi una promessa di miglioramento a lungo attesa oppure può arrivare un'occasione per crescere. Resta sempre comunque un'occasione, vedi, o comunque anche una somma di denaro a lungo promessa. Ti ricordo che gli assi sono comunque cose, previsioni in potenza, quindi è comunque un qualcosa che arriva in previsione di, ecco, mentre se ricevi una somma di denaro è probabilmente un evento improvviso, magari uno sbloccarsi di un qualcosa o una piccola vincita. Alla fine l'appeso anche colui che coltiva un segreto, ha un segreto, quindi magari il segreto ci sta, il discorso della vincita che ti si rivela. Quindi un pochino meglio vedo la fine del mese per tutte le attività che riguardano la materialità, nonostante un momento abbastanza arduo a metà mese. E qui sicuramente notizie che tardano a venire e che potrebbero portare comunque un equilibrio. Si segnala anche, questo secondo me è importante, che qua ci sono proprio due... Allora, guarda, mi viene a mente lo schema dei triangoli con cui si forma la classica stella di Salomone, che poi alla fine sono il triangolo del fuoco e quello dell'acqua. Guarda, la tua focosità, come si esprime qua nell'attesa spasmodica di una risposta, di una vendita, e invece la calma del destino che ti dice sì, ok, va bene, però tanto i tempi questi sono. Quindi secondo me qui ti sta dicendo anche appunto continuità, nel senso pazienta, attendi, non, cioè questo è un mese nel quale si sblocca qualcosa, però devi passare anche tu per un ripensamento, per uno sblocco o magari per una ripianificazione di quelle che sono
per le tue ambizioni, o magari se si tratta appunto di una vincita, non è una vincita così grossa, di un beneficio economico, non è il beneficio che si pensava, ma magari è un pochino più piccolo. Insomma, cerca anche tu di fare la tua parte, cerca anche tu di agire con moderazione. Ecco, potrebbe essere un'altra parola da segnarsi per questo mese, moderazione. Almeno per quanto riguarda le prime due decadi del mese. Che poi è anche interessante notare come qua tu voglia proprio una vittoria. Una vittoria può essere un miglioramento lavorativo, un beneficio appunto, oppure vuoi magari giustamente direi un lavoro, e la carta della forza è proprio una carta che auspica la vincita su una burocrazia, e l'energia è quella, perché queste sono le tre carte dell'energia, però nei fatti poi diventa un dover rivedere le proprie posizioni, perché la carta del 5 di spade è invece una sconfitta inerente alla burocrazia. Però questo è un momento di passaggio, un momento in cui si capovolge un pochino la tua situazione, che vuol dire anche che se la tua situazione di per sé non è in questo momento delle migliori, io ti auguro di no, ma magari in questo momento, ecco che cosa va a significare poi questo ribaltamento qua. Quindi qua si capovolge un po' la situazione. Anche questo può essere un pochino una delle parole chiavi, comunque ripensamento, più che ripensamento è capovolgimento qua. Devi essere tu a capovolgere, ma di per sé le energie ti invitano a fare questo. Quindi qua comunque c'è un trovare un po' una quadra per tutto, sia che si capovolga a tuo sfavore, sia che si capovolga a tuo favore. Però comunque l'appeso e l'otto di denari ti invitano a perseverare. Questo comunque è anche un altro dei mood di questa lettura generale del mese di settembre. Vediamo le energie generali. Lo facciamo col tarocco delle dee, altro mazzo stupendo che ci andrà a dire quali saranno le energie generali per il mese di settembre. Ok, allora l'otto di coppe, come vedi, è un improvviso virare di una situazione. Ma l'otto di coppe è anche il vivere la tentazione, come dicevo prima, quindi torna, è il vivere in maniera eccentrica, il vivere in maniera anche, come si dice, quando uno non ha regole, insomma, un po' anche anticonformista, ecco. È il vivere con passione, il vivere il momento sotto l'impeto della passione. E quindi questo anche nella materialità, quindi anche nel dire ok, voglio spendere qui, voglio fare là, poi magari finisco i soldi, oppure magari voglio questo, voglio l'altro, voglio questa persona, voglio l'altro, e poi magari un sacco di occasioni. E quindi è il momento proprio in cui si vive di pancia, ecco, un po' così questo mese. La giustizia torna, il riequilibrio, ma anche il nutrimento, il due di coppe e il sette di spade. Allora qui si va un po' a confermare secondo me quello che è già stato detto per quanto riguarda l'amore, qualcosa di nascosto che si vuol portare alla luce perché ci nutra adeguatamente. Se la dovessi rapportare alla situazione materiale, torna un po' quello che ho detto prima, un po' l'attesa di una giustizia, di un riequilibrio, di un qualcosa. Il momento in cui c'è questa improvvisa rivelazione, questo improvviso, forse anche notizia, per alcuni anche potrebbe essere appunto il momento in cui siamo certi di ottenere quel posto, di fare quella vendita, di avere quella vittoria in pugno, salvo poi andare su un sette di spade, quindi un po' un qualcosa di nascosto che viene alla luce, che ci costringe a fare i conti con una realtà che forse e dobbiamo ancora comprendere nel profondo, in tutte le sue sfaccettature alla fine. La torre, il 5 di coppe
È il cavallo di bastoni. È proprio di fronte un po' a questo 5 di coppe, di solito un ripensamento, appunto, che si sceglie di cambiare rotta a fine mese. Forse queste aspettative non sono completamente deluse, ma sono suscettibili di un nuovo modo di vedere le cose. La torre sulla giustizia. Sono carte importanti, è il livellamento di una nostra concezione mentale che, pur dandoci, ci limita. Questo mese arriveremo vicini alla meta, salvo poi capire che forse non era quello che volevamo veramente. Riscopriremo la nostra individualità anche grazie a un evento o a un momento o anche a una forma mentale che in quel momento ci prende, ci attanaglia, che ci farà un po' smarrire, e quindi sceglieremo di ribellarci. Quindi ribellarci a quello che è un ordine precostituito interno a noi e riprenderci la nostra vita. Quindi ribellarci, dai, secondo me potrebbe essere la parola più giusta. E comunque vi fare una scelta che sia non convenzionale, ecco, quindi un qualcosa di non convenzionale. Che parole possiamo mettere? Possiamo mettere creatività, perché comunque il non convenzionale, l'anticonformismo, fa sempre parte di un punto di vista creativo, quindi con più orizzonti, un ampliamento degli orizzonti. E a fronte di questa vittoria sfiorata in qualsiasi campo, in amore come nel lavoro, o anche nella burocrazia, un cavallo di bastoni che va a intraprendere un nuovo viaggio. Però si pone anche un po' come avversario di quello che c'era prima. Quindi sì, ribellarsi e creatività. A questo punto abbiamo focalizzato le parole chiave del mese di settembre, della luna della maturazione o del raccolto. Quindi direi che, seguendo l'ordine con cui li abbiamo già usati, possiamo andare a vedere come questi concetti si riverseranno nelle singole scelte. Le scelte te le ho presentate, sono la pietra del sole, la pietra di luna e il quarzo citrino. Partiremo dalla pietra del sole, il mazzo abbinato è quello dei tarocchi dei familiari. Variante numero 1, pietra del sole. Vediamo per te che hai scelto la pietra del sole che cosa porta il mese di settembre. Per te che hai scelto la pietra del sole. Ok. Allora, il 10 di bastoni. Andiamo a vedere perché esce il 10 di bastoni. Facciamo le nostre tre stese. Quindi amore, imperatrice, ruota di fortuna quattro di bastoni. Beh, non sono brutte carte, eh? Vediamo sul lavoro. La papessa. Il 5 di coppe. E il 4 di denari. Anche qui, nonostante un momento un po', però in realtà non sono bruttissime, dai. Energie generali. Il 2 di spade, il 6 di spade
e l'asso di bastoni. Non è un mese così terribile, dai. Tornando alle parole chiave che avevamo identificato, l'imperatrice, la ruota di fortuna e anche a suo modo il 4 di bastoni possono rappresentare effettivamente la tentazione, l'imperatrice in particolare, o anche la passione. Anche una carta come il 4 di bastoni va a rappresentare quella che è una relazione felice o se non hai una relazione, un vivere in maniera abbastanza equilibrata la propria condizione, qualunque essa sia. Magari c'è una storia aperta, magari c'è una persona che è single e che non ha particolari vicinanze, particolari frequentazioni. È interessante notare come una carta di imperatrice, quindi una carta di un grande potenziale, difficilmente espresso poi in una sola possibilità, vada con questo 4 di bastoni ad essere filtrato da quella che è la carta della ruota. La ruota è una carta che accresce le possibilità, che rappresenta un po' il destino che entra in modo anche abbastanza forte e trascina un po' quelle che sono le situazioni, rimescola un po' le carte in alcuni casi. È comunque una carta positiva, soprattutto in questa stesa qua, perché non considera carte avverse per posizione, quindi comunque la dobbiamo leggere in ampia percentuale in positiva. Questa ruota che arriva e trascina un po' via questa veemenza dell'imperatrice e la porta su un 4 di bastoni, carta di vicinanza ritrovata, carta di alleanza solida, carta di amicizia, carta di buon rapporto, in alcuni casi addirittura carta di un qualcosa o un qualcuno che nasce, quindi la carta della generazione. La vedo molto positiva questo mese per te che hai scelto la variante 1, fermo restando che questa ruota può rappresentare forse, se dovessimo proprio trovargli un'accezione non proprio positiva, un momento di debolezza intorno a metà mese ed è quello un pochino che può fregarti, perché può portarti magari a appunto rimescolare le carte di una vicinanza, di una relazione, di un qualcosa che stava nascendo, oppure semplicemente se non hai una persona particolare a cui pensi, può portarti un momento di, diciamo, un momento nel quale ti senti un pochino messa alla prova dal destino, quindi un attimo in cui... Allora, la ruota è una carta gioviana, quindi accresce un po' quello che c'è. Se all'inizio tu mi parti con un'imperatrice e quindi mi parti con in potenza una grande energia seduttiva e creativa, però poi la ruota me la amplia, ok? A beneficio di chi? A beneficio di cosa? Cioè, se non c'è nessuno, ti senti ancora più invogliato, invogliata, magari a conoscere nuove persone, però per la prima parte del mese non vedo conoscenze di rilievo, cosa che invece vedo con l'ultima parte, laddove c'è un 4 di bastoni. È vero che un'imperatrice potrebbe rappresentarmi l'ingresso di una persona molto più giovane o giovanile di te nella tua vita, però c'è sempre poi questa ruota un po' che va a rimescolare le carte, quindi qualsiasi cosa si avvia nella prima parte del mese la vedo un po' perdersi a metà mese, salvo poi avere delle nuove opportunità, può essere anche con la stessa persona, intorno alla fine del mese, questo se non stai pensando a nessuno. Se invece c'è un po', sempre tornando al discorso dell'energia non direzionata dell'imperatrice, già una storia con la quale magari stai avendo un periodo tormentato oppure una storia extra anche, qua c'è sempre comunque intorno a metà mese un momento a cui fare attenzione. Perché tutto ciò che può risultare dispersivo per questa situazione viene accresciuto. Quindi magari un momento in cui si poteva avere un dubbio, un'incertezza, una debolezza, viene comunque incrementato, implementato. Solo che poi alla fine c'è un 4 di bastoni, quindi c'è il recuperare comunque una certa fiducia, una certa verve, una certa grinta e anche la voglia di rimettersi in gioco. Quindi qua diciamo che
non cambia di tanto, a dire la verità, perché poi anche il 4 di bastoni, sì, ok, è la carta di qualcosa che nasce, però come tutte le carte di bastoni rappresenta anche un qualcosa che ha bisogno, di, almeno per le prime 7-8, ha bisogno di essere comunque approfondito, essere studiato, essere compreso, e magari anche un qualcosa sul quale prima di veder nascere, prima di veder consolidare, bisogna un po' confrontarsi. Quindi in realtà grandi cambiamenti nella situazione non le vedo. Vedo delle possibilità, possibilità nel caso tu abbia una storia tormentata, o nel caso tu non abbia nessuno, o che tu voglia magari proporti a crescere il numero delle tue conoscenze. Ecco, in questo caso vedo delle possibilità, che però per questo mese restano un pochino nel campo delle ipotesi, anche perché c'è questa, chiamiamola defiance di metà mese, che arriva un pochino a rimescolare le carte e appunto a portare ancora più scompiglio in questa energia estremamente dinamica, bella e creativa, ma di per sé poco direzionata, di un'imperatrice. Carta sicuramente bellissima e promettente, però che non ha appunto un modo di univoco di direzionare quelle che sono le energie. Qua ci sta anche un incontro importante, perché no, se sei single, se non pensi a nessuno, però sempre un incontro che deve un po' decantare, come si fa col vino, deve attendere un po', quindi ci può essere un incontro, perché comunque l'imperatrice è anche il rivelarsi di un qualcosa, è anche il nascere di un qualcosa, così anche il 4 di bastoni, però come vedi nel mezzo c'è sempre un po' questa ruota a fare il bello e il cattivo tempo. Carta molto positiva, ti ripeto, ma che qui arriva un pochino a rimescolare le carte. Ecco, qui le possibilità potrebbero forse anche essere due a fine mese, fra le quali scegliere. Ecco perché magari si chiude il mese come si era iniziato, ovvero si chiude con un potenziale che, ok, c'è, se ne prende atto, e bisogna un attimino misurarcisi per capire come evolve. Se sta in coppia, un po' la stessa situazione, anche qua c'è comunque il rinsaldare con questo 4 di bastoni di una situazione di coppia, però fai attenzione a metà mese, perché potrebbe essere un momento di debolezza dove magari appunto si cede anche alla tentazione, un po' con questa imperatrice, di aprirsi anche magari ad altre occasioni, quindi ci può essere un momento nel quale metti un pochino in dubbio la tua, quella che è la tenuta della coppia. Ecco, tutto va rapportato a un'energia di 10 di bastoni, energia del mese, carta di fatica, carta di oppressione, carta di lentezza dello svolgersi delle situazioni, ma anche carta di una persona che di solito dipende un pochino da altre persone, è come se fosse troppo vincolato, vincolata. Quindi qua ci sta che anche se tu sei single ci può essere magari una scelta fra una persona nuova che entra intorno a fine mese e una persona che è un po' instabile o della quale hai memoria, ti dà un po' di stabilità all'inizio del mese. In ogni caso, comunque, un mese, ti ripeto, dove non vedo grandi evoluzioni, se non per alcune persone ci può essere appunto una conoscenza in particolare o un ingresso in particolare che promette bene. E qui ci fermiamo, perché si finisce con una carta che ti dice ok, in potenza è qualcosa di importante. E viene anche magari a soppiantare un po' questa energia caotica, pur se bella, che avevi in precedenza. Però si ferma lì. Per vedere gli sviluppi bisogna attendere la prossima puntata. Veniamo al lavoro. Il lavoro, anche in questo caso, abbiamo un piccolo ripensamento, una piccola intorno alla metà del mese, perché c'è un 5 di coppe, ma il 5 di coppe non è sempre un ripensamento, è comunque anche la tendenza a migliorarsi, oppure è la tendenza a vivere un pochino di ricordi. Ma come la leghiamo al lavoro il concetto di vivere di ricordi? Può essere la persona che magari sta cercando di armonizzare quella che è la sua
formazione professionale con quello che è l'attuale momento. Quindi magari la persona che dice sì, però io ho questa formazione, però anche la papessa è una carta di memoria, però io ho questo studio, però io ho questo, come lo impiego, come lo veicolo, come lo faccio fruttare, sarà un po' il motivo dominante di questo mese. In alcuni casi qua può ripresentarsi un'occasione da cogliere, perché il 5 di coppe, come tutti i 5, è una carta di passaggio, anche di mediazione, e la papessa è una carta che è legata al vincolo contrattuale. In particolare per chi non ha lavoro, quindi questo mese di settembre sembra essere importante per avviare situazioni lavorative, però ci si interrogherà sul valore della situazione che ci è data in confronto a quello che è magari il nostro cammino professionale. Alla fine comunque vedo un 4 di denari, che è una carta di solide basi che si vanno a mettere. Quindi comunque qua, se non hai lavoro, può essere un mese importante dove arriva una proposta che, pur magari non convincendoti di tutto, si rivela un qualcosa di molto costruttivo per te. Se stiamo pensando invece a quelle che possono essere situazioni lavorative già avviate in proprio da dipendente, anche qua c'è un momento intorno a fine mese in cui si va ad avere comunque un sostanziale incremento delle possibilità a fronte di quello che è comunque sempre un percorso che si basa sulla nostra esperienza e che passa da un momento un po' di tirare le fila e rimettersi in gioco. Quindi qua comunque settembre può essere un mese importante, soprattutto se lavori in solitudine, perché la papessa, ok, è carta di contratto, però è legata alla luna. La luna di solito rappresenta proprio i lavori fatti in solitudine. Oppure se hai un lavoro legato alla scrittura in un qualche modo, o se nel tuo lavoro ha un particolare peso quello che è il comunicare, quindi che non vuol dire necessariamente essere un giornalista, vuol dire anche il proporre quello che è un servizio legato al benessere, alla bellezza, all'abbigliamento, al parrucchiere, insomma chi comunque comunica anche con l'arte, comunica anche col modo di rapportarsi al mondo, quindi con la cura della persona, eccetera. Oppure lavori dove c'è comunque di mezzo la scrittura, dallo scrittore all'avvocato al commercialista. Ecco, in questo caso, se hai un lavoro di questo tipo, soprattutto in proprio, qua c'è un po' da tirare fino a metà mese, però poi c'è una buona opportunità intorno a fine mese, o comunque un buon momento in cui le cose iniziano un po' a sciogliersi, ad andare intorno all'ultima decade, che ti porta a un'iniezione di fiducia. Il 4 di denari alla fine è un investimento. A proposito di investimenti, soluzioni legali, contrattuali, vendite, locazioni, qua c'è un po' da rivedere la strategia, probabilmente alla luce anche di una qualcosa che viene fuori, perché la papessa è anche carta di chi mantiene un segreto, però alla luce di un 5 di denari, di coppe, che è carta appunto di ripensamento e in un certo senso anche di rivalutazione di una situazione, qua c'è da scegliere una strada differente da quella percorsa fino ad ora per riuscire a porre solide basi, perché altrimenti qua questo 5 di coppe con una papessa, per quanto riguarda la burocrazia in generale, non lo vedo molto favorevole. Soprattutto il 4 di denari mi potrebbe rappresentare un eccessivo esborso di denaro per cause legali, per cose contrattuali, locazioni, affitti, vendite, eccetera. Le energie generali sono quelle di una persona che si propone di vedere oltre. Da un 2 di spade, carta di inattività, arriva questo momento che ti apre un po', ti fa capire un po' che oltre gli orizzonti del momento c'è la possibilità di realizzare un asso di bastoni, quindi comunque c'è una crescita. In generale il mese non è un mese dove succedono grandi sconvolgimenti, è un mese dove si deve un po' trattare con noi stessi, con questa energia ribelle, passionale, un po' come dicevamo prima, accettare di rivedere la nostra continuità, come appunto dicevamo prima, ribellarsi in un certo senso a quello che è il corso delle cose, che magari può darci sicurezza, ma sicurezza sterile. Potremmo avere sicurezza molto più produttiva se accettassimo di avere un altro punto di vista, se ci lasciassimo tentare un po', come
veniva fuori dalle carte prima. Ti ricordo che magari puoi vedere anche in un secondo momento quelle che sono le parole chiave che ho identificato per il mese, ma possono darti suggerimenti su come approcciarti ai tre ambiti, quindi all'amore, al lavoro e in generale a quelle che è la vita, all'energia in generale. Quindi ecco, è un mese, ti ripeto, con soprattutto un'energia di 10 di bastoni di base, nel quale vedo appunto una sorta di continuità che però c'è bisogno un attimino di riassestare. Laddove questa continuità poi va ad essere settata in maniera molto buona su quello che è il lato affettivo, perché dopo un momento di scoraggiamento o magari un momento un po' di confusione si riesce a trovare la quadra con se stessi e ad aprirsi anche all'opportunità di crescita. Sul lavoro idem, sulle energie resta tutto molto in potenza, quindi c'è la sensazione a fine mese di non aver fatto poi quei grandi passi, ma di aver lottato un pochino contro quello che è un fato che magari si diverte a darci gli alti e bassi, oppure una situazione lavorativa, contrattuale, legale che rischia di ribaltarcisi un po' contro, rischia di essere un pochino instabile. In realtà non è così, chiudi il mese con delle buone carte, sono carte che rappresentano i semi per qualcosa di più bello, di più costruttivo nel futuro, 4 di bastoni e 4 di denari, quindi peraltro 2-4, quindi una stabilità che va a consolidarsi però nel tempo e che promette un asso di bastoni, quindi comunque una realizzazione di quelle che sono le tue ambizioni e un rinnovarsi anche e soprattutto sul piano lavorativo oltre che degli affetti. Più l'asso di bastoni è il creare, soprattutto a livello lavorativo, ripeto, l'aprire un'azienda, il cambiare lavoro, l'avviare una situazione lavorativa, ecco, qui vai a rinnovarti. E comunque ti ripeto, nonostante ti sembri un mese nel quale c'è stato un po' di alti e bassi, hai fatto tanto, a fine mese ti renderai conto che hai fatto tanto. Vediamo l'Ancient Feminine Wisdom cosa vuol dirti e poi tiriamo giù anche una carta del Woodland Wardens, ma vediamo, li tiriamo giù tutti e due e poi li interpretiamo insieme. Allora, Amaltea, nutrimento. La lontra e la tifa. La lontra scivola nell'acqua con grazia e fluidità. Il suo nuoto appare giocoso. È simbolo di calma, di gioia. La tifa è anche un simbolo invece di pace e prosperità. E veniva utilizzato per una grande varietà di usi domestici, dalla tessitura alla biancheria. Insomma, era un elemento molto importante dell'economia rurale. È anche un alimento che nutriva, appunto, qualcosa che nutriva. In questo momento, ci dicono le carte, stai entrando in una fase di pace e tranquillità, quindi cerca di divertirti, cerca di rilassarti, anche se dovessi affrontare un momento difficile, come ci dice questa ruota, un momento in cui tutto sembra rimescolarsi. Ricorda che comunque il disagio è temporaneo e limita la tua resistenza cercando di seguire il flusso degli eventi. Un po' come fa la lontra, di tanto in tanto girati di schiena, lasciati portare dalla corrente, perché comunque sta andando tutto in modo molto costruttivo per te. Anche la carta di Amaltea rimarca un po' questo concetto, ci va a dire che nei momenti in cui può arrivare un velo sul nostro orizzonte è perché magari non stiamo adeguatamente nutrendo una parte di noi che è più fragile.
ma il modo per nutrirla appunto è coccolarla e lasciarsi fluire, lasciar fluire la corrente, lasciar fluire gli eventi. Anche Amaltea è una carta positiva, ci dice di comprenderci nel profondo e di lasciare che l'universo lavori per noi. Quindi qua abbiamo una lettura estremamente positiva per questo mese di settembre, ti ripeto, nonostante un momento centrale del mese che sembra essere un po' di rimescolamento delle carte, perché non mi viene da dire negativo, ma mi viene da dire di smarrimento, ecco. In generale, però, ti ripeto, è una lettura molto buona. Bene, io ti ringrazio per averla vista, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva. Passo alla variante numero 2. Variante numero 2, pietra di luna. Vediamo un pochino per te che hai scelto la variante della pietra di luna. Come sarà il mese di settembre? Allora, il 10 di coppe, ullala, che bella energia il 10 di coppe, eh? Caspita. Andiamo un pochino in amore, un bel fante di denari, un cavallo di spade e la morte. Vediamo sul lavoro. Un asso di bastoni. Un 8 di bastoni e un 3 di denari. Ci picchia che mese movimentato che hai. Energie, il 3 di spade, il 4 di bastoni, il sole. Allora, è un mese nel quale vieni messo, messa un pochino alla prova, non tanto dagli altri, secondo me, quanto da te stesso, te stessa. È un mese che parte a livello di amore proprio con una tentazione, un cavallo di spade che arriva su un fante di denari, una notizia improvvisa, il rivelarsi di qualcuno, il tornare di qualcuno, il riaffacciarsi magari di qualcuno, o una nuova conoscenza che arriva un po' a scombussolare quella che è un'energia di fante di denari, un rapporto continuativo. Ora tu potresti dirmi, ma io sono single, non ho nessuno. In questo caso viene a scombinare quella che è la tua quotidianità. Quindi è un qualcuno che arriva per portare un cambiamento. Anche qua si rimane molto sul vago, si chiude con una morte, una carta di cambiamento. Dove porta? Lo scopriremo nella prossima puntata. Mi viene da dire, però ecco, qua c'è proprio un momento a metà mese dove c'è questa esplosione energetica di un cavallo di spade che porta rinnovamento, ma porta anche contestazione di ciò che c'era prima, rimessa in discussione. Un fante di denari è comunque la carta di chi ha una situazione duratura, che poi sia di single da tempo, che sia di coppia, che sia di una storia tormentata, che sia di una storia extra. Qua c'è proprio un momento nel quale arriva uno shock, arriva una decisione che porta a un cambiamento. Il cavallo di spade è anche un difensore dei deboli, quindi è comunque colui che viene a difendere, in un certo senso a prendere le difese di quella che è la nostra parte più debole, più fragile. Laddove in alcuni casi potrebbe essere una conoscenza, in altri casi potrebbe semplicemente essere la presa di coscienza che ci vuole un nuovo corso delle cose. La morte è un cambiamento e sovente è un cambiamento che possiamo anche controllare, paradossalmente non opponendoci, ma lasciando che il cambiamento entri e abbracciandolo, accettando il cambiamento. Quindi è una carta estremamente positiva e porta appunto quello che è un nuovo atteggiamento
o comunque addirittura proprio un cambiamento fisico. Qui comunque c'è un completo rinnovamento della tua situazione che questo mese parte, questo mese si avvia, e soprattutto per quello che riguarda una tua scelta. Un cavallo di spade potrebbe anche rappresentare un qualcuno che entra in maniera irruenta nella tua vita, al punto che questo cambiamento potrebbe essere il frutto di un momento che sulle prime ci porta appunto una destabilizzazione. La persona che ci rapisce, ci colpisce per quanto è dinamico, dinamica, o magari per quanto risponde a quelli che sono i nostri canoni di bellezza, oppure la persona che arriva ci rapisce col suo modo di fare, ci seduce, però allo stesso tempo non sembra poi volerci dare più spazio nella sua vita, quindi ci costringe un po' a un ripensamento. Quindi qua c'è proprio una situazione nella quale arriva un nuovo atteggiamento, arriva un nuovo modo di percepire le cose e un nuovo modo anche di rapportarsi alla vita. Questo presuppone un po' il rilascio di quello che c'era prima. Un fante di denari è sicuramente una situazione molto bella, molto dotata di stabilità, però al tempo stesso un po' difficoltosa da gestire, un po' cavillosa, un po' quelle situazioni che rischiano anche di ristagnare e che, un po' come la carta del fante di denari ci dice, possono essere anche sinonimo di, possono essere anche suscettibili di demotivazione, appunto, di momenti in cui si ha un po' di demotivazione, sì. È il mese, come dicevano le parole chiave, nel quale ti lasci tentare. Sì, qui proprio ti lasci tentare da un cavallo di spade che arriva con una grande irruenza. Per molte persone questo cavallo di spade rappresenterà proprio una figura che entra nella tua vita. Per molti altri rappresenterà, ripeto, un'energia, quindi una presa di coscienza. Fatto sta che alla fine c'è una morte, viene proprio a scardinare molte certezze. Se non stai pensando a nessuno, se sei single, qua ci potrebbe essere una situazione nella quale decidi di lasciarti tentare. Vedi perché ho messo questa cosa delle parole chiave? Perché qui è molto simile alla variante 1, ma perché? Perché le energie del mese sono quelle, poi con le dovute minime differenze, magari dovute ai segni zodiacali, però le energie sono quelle. Qua c'è proprio un evento attorno alla metà del mese che ti porta a sovvertire, mentre nella variante 1 lo portava, diciamo, a ripensare un po' la rete dei rapporti, qui ti porta proprio a sovvertire la rete dei rapporti. In questo caso l'energia è molto più marcata. Il momento di difficoltà della prima variante era rappresentato da una ruota, qui invece c'è proprio un cavallo di spade, quindi qua è deliberatamente in arrivo per portare un cambiamento radicale nella tua vita. Poi può essere benissimo anche questo fante di denari una nuova conoscenza che ti seduce, salvo poi, ti ripeto, prenderti anche tu a fine il tuo tempo, perché comunque mi chiudi settembre con quella che è una carta di morte, quindi con un cambiamento certo repentino, ma che qualora non fosse abbracciato, qualora trovasse un po' di resistenza, potrebbe certamente allungare i tempi di una realizzazione, intendo. Se stai vivendo una storia extra, una storia complicata, una storia difficile, anche qua secondo me c'è una presa di posizione molto dura da metà mese, o tua o dell'altra persona, con cui si accede poi a quello che è un cambiamento. Anche per la coppia qui bisogna stare attenti, anche qui in maniera molto più marcata ci può essere un momento di difficoltà che parte dopo il 10-12 del mese e si propaga un po' per tutto il mese di settembre, quindi facciamo attenzione a quelle che sono magari le cose non dette, oppure magari l'insofferenza verso certi tipi di comportamenti che possono portare poi a incomprensioni che vanno sempre più espandendosi. Nota bene come la grande pazienza di un fante di denari si trova un po' messa alla prova, un po' anche succube
di questo cavallo di spade che porta poi anche visivamente verso un'altra direzione, porta verso il cambiamento. Se stai aspettando l'amore, potrebbe essere un mese nel quale c'è un ingresso importante. Rimane molto latente, però comunque un ingresso importante c'è. A livello lavorativo non è malissimo. Qua c'è uno spostamento, c'è un messaggio, c'è un qualcosa di nuovo che arriva. Se soprattutto sei senza lavoro, qua ti vedo molto favorito, favorita, perché c'è proprio un asso di bastoni, questo era un 8 di bastoni, che è proprio la carta della dinamicità, del movimento, e un 3 di denari, che è la carta anche dell'appuntamento, del colloquio di lavoro. Quindi comunque qua a livello lavorativo c'è veramente la continuità che le parole chiave ci hanno dato. C'è anche, secondo me, con quest'otto di bastoni bisogno di dinamicità. Quindi qua, quando usciva la parola riesame, capovolgimento, quando uscivano queste parole, secondo me qui viene un attimino a dirti che in questo mese potresti esaminare o riesaminare delle proposte di lavoro che ti sono state fatte, o dei miglioramenti o dei progetti che con l'adeguato impegno poi possano portarti a un capovolgimento in meglio di una situazione. Perché ora non è detto che se stai guardando questo video tu abbia una situazione di lavoro precaria, magari il lavoro va benissimo, però il capovolgimento in questo senso non sarebbe in negativo, sarebbe comunque un ribaltare un po' la situazione a tuo favore, quindi darti ancora maggiori opportunità, maggiori possibilità. Non ci sono grandi cose da notare qua. Ci può essere appunto una ottima notizia per chi è senza lavoro, con comunicazioni, piccoli spostamenti. Un asso di bastoni può essere una carta che parla appunto di un lavoro in potenza, di un qualcosa che arriva, sul quale c'è un attimino da trattare. Però che volge in positivo la carta del 3 di denari, anche per chi studia, secondo me qua c'è, o per chi sta facendo un percorso di formazione, secondo me qua c'è comunque un incremento un po' delle possibilità. Se invece stai attendendo benefici fiscali o contrattuali, compravendite, cause legali, ecco, anche qua c'è bisogno di trattare un pochino, perché anche qua non sembra, ecco, in questo caso non la vedo benissimo. Perché l'otto di bastoni è una carta appunto di necessità di spostarsi, dinamicità, apertura, anche mentale, quindi anche contemplare un po' le istanze o le ragioni altrui. Un 3 di denari è una carta di appuntamenti, quindi comunque vedo tutto in alto mare ancora qua. Si muove, per carità, non è che non si muove. Però vedo un pochino tutto in alto mare ancora, vedo tutto continuare per un po' di tempo. Se hai un lavoro, qua grandi novità di rilievo non ce ne sono, c'è comunque anche qui la possibilità, ti ripeto, di incrementare quella che è la tua situazione lavorativa, dando magari una bella iniezione di fiducia, soprattutto con quello che è un'occasione, un beneficio o quello che è un nuovo progetto all'interno del tuo team lavorativo da metà mese, che porta poi appunto a questo 3 di denari, che è sempre una carta molto positiva per il lavoro. Non ci spenderei più tempo, perché comunque, ecco, lo vedo andare abbastanza bene. La situazione materiale la vedo partire da un asso di bastoni, quindi una carta che in potenza rappresenta l'esercizio della volontà, le nuove imprese, quindi anche se devi aprire una nuova impresa, qua ti vedo tutto abbastanza lineare, sempre, secondo me, si va a ottobre, ovviamente, forse anche più in là, però comunque, ecco, qua pratiche, eccetera, vedo andare tutto in maniera abbastanza lineare. Quindi non mi sembra di dover aggiungere altro, qua la vedo abbastanza bene. Ecco. Resta da aggiungere che se stai attendendo un mutuo, un prestito, fine mese è il momento ottimale. La carta del 3 di denari rappresenta anche questo. 3 di spade e 4 di bastoni e il sole rappresentano quella che è l'energia generale del mese, una leggera inquietudine, quello che rappresenta il tuo dinamismo mentale, ma anche quello che è il grosso numero di eventi
per fortuna molti risolutivi, molti positivi o che avviano verso una risoluzione che caratterizzeranno questo mese, ti porta poi a un'energia di sole, che è comunque un'energia di sicurezza, ma anche di far luce un po' su quello che può essere stato ad inizio mese un leggero momento di fermo, di incertezza. Però comunque ecco, qua vedo un'energia in crescendo che da un 3 di spade, che in alcuni casi potrebbe significarmi proprio un tradimento da parte tua, un aprirti da parte tua verso un'altra possibilità se sei già in coppia o se hai già comunque un vincolo, perché questa è la tua energia, quindi qui sei tu che scegli il cambiamento. Però ecco, comunque, nonostante una leggera inquietudine, una voglia di evadere dalla quotidianità della prima parte del mese, vedo comunque anche attraverso quella che è la vita sociale un coronamento, e comunque i rapporti anche lavorativi qua mi ci possono stare, un po' una chiusura di mese che va a rappresentare appunto il coronamento di un bellissimo periodo. Ecco, qua c'è l'abbracciare un cambiamento, c'è un'energia di sole, il far luce appunto su quello che magari non ci sta dando quanto vogliamo, e anche rilasciarlo. C'è l'avviarsi verso nuove prospettive lavorative. Insomma, un mese ben sintetizzato da un 10 di coppe, che è carta di riconoscere, riconoscersi, ma anche una carta di abbondanza, di potenzialità, di una persona realizzata e soprattutto gratificata da quella che è la sua cerchia sociale. Insomma, ottimo mese per te, il mese di settembre. Andiamo a vedere con gli oracoli Ancient Feminine Wisdom e Woodland Wardens. Alcesti, devozione. Il corvo e il corniolo. Allora, laddove Alcesti ti parla forse del dover rilasciare alcune sovrastrutture mentali a inizio mese, anche magari del rivendicare anche un po' una libertà intellettuale o animica più che libertà fisica da dogmi che ti stanno magari, o da situazioni che ti stanno magari anche un po' reprimendo, e qui ti parla appunto del rivendicare la propria voglia di cambiare, quindi di fare attenzione alla devozione che si dà ad un qualcosa che magari ormai è in sovrappiù, non ci serve più, è un qualcosa che anche un modo di essere. Infatti vedi poi come mi diventi una persona dinamica da metà mese, quindi comunque qua c'è proprio il rilascio di una sorta di apatia che non ti serve più. La carta del corvo ed il corniolo parla di strumenti adatti a raggiungere i tuoi obiettivi e di possibilità di risolvere qualsiasi cosa si frapponga, un po' come questo cavallo di spade, sulla tua strada. Però anche in questo caso hai bisogno di guardarti dentro, infatti sarai tu a scegliere qua di impegnarti di più, di costruire, di aprirti alle possibilità. Il corvo è un uccello intelligente, associato addirittura alla preveggenza, quindi all'intuizione, quindi al capire che è il momento di essere dinamici, di darsi possibilità. È vero, oggi è più un uccello di presagio negativo, di oscurità, ma in realtà le raffigurazioni moderne, dice la carta, rendono raramente giustizia al corvo, che è in realtà un simbolo fortemente positivo, e che viene a ricordarci un pochino quelle che sono le nostre capacità interiori e le risorse. Il corvo dice che sei in grado di affrontare e risolvere in modo positivo qualsiasi problema. Anche il corniolo ha un'immagine alquanto discussa, dice la carta. I suoi bellissimi petali di colore chiaro trasmettono dolcezza e fantasia. Pochi invece sanno che la sua corteccia dura e la struttura robusta lo rendono un albero straordinariamente resistente. Ecco perché ti dice:
Tu hai gli strumenti, devi solo scegliere di usarli per risolvere quelli che possono essere i piccoli grandi problemi o per fare le scelte che ti si pongano davanti questo mese. Quindi un mese positivo dove rivendichi un po', anche ribellandoti in un certo senso ad un corso di eventi, ti invito ad andare a vedere le parole chiave che erano uscite. Qua si parlava di un punto di vista rinnovato, creativo, di una ribellione un po' a quello che era magari un corso di eventi che non ci risuona più, di lasciarsi tentare. Quindi si parlava un po' di quelle che erano appunto tutto un ventaglio di sensazioni che portavano al rinnovamento. Solo nel lavoro era uscita di fatto una certa continuità, pur se con qualche dubbio, qualche ripensamento. Quindi ci risuona abbastanza, come vedi, come lettura. Bene, ti ringrazio per aver visto questa seconda variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva. Passa alla variante numero 3. Variante numero 3. Quarzo citrino. Vediamo per te che hai scelto la variante numero 3. Che cosa porta il mese di settembre? L'innamorato. Beh, insomma, mica tanto male queste tre varianti a questo giro, eh? La regina di denari. Il due di coppe. Il giudizio. Non male, non male. Lavoro, re di denari. Regina di spade, il sole, anche qua non è male, veramente, nonostante un momento con questa regina di spade che però io vedo in positivo, perché è la tua forza interiore, il fante di spade nelle energie, la morte, il sette di coppe. Sogna in grande, ti stanno dicendo, la carta del giudizio poi è la carta proprio dei sogni, sogni intesi proprio come attività onirica, ma anche sogni come ambizioni, ideali da raggiungere, il sole è altrettanto, il sette di coppe è la carta della grande illusione, ma anche del grande sogno. È un mese nel quale a livello affettivo, a livello emotivo, ti lasci tentare, la regina di denari così pragmatica, così anche disposta ad aiutare il prossimo, a dare il suo contributo, ad aprirsi alle possibilità, sempre con fare misurato, sempre comunque con quella che è la certezza e la richiesta di certezza, si abbandona un due di coppe. Due di coppe è la carta del brindisi, della gioia, della celebrazione. Settembre per te potrebbe rappresentare il culmine di una voglia di amare che può esprimersi addirittura se sei in coppia, con un profondo rinsaldamento della coppia, con un profondo momento di passione, o se sei single può addirittura esprimersi nell'avvicinarti ad un qualcuno che non ti è completamente sconosciuto, sconosciuta. Il giudizio è la carta del ritorno, la carta delle notizie, la carta di chi comunque prosegue appunto un cammino in simbiosi con un'altra persona. In alcuni casi il ritorno c'è davvero, ma non sono sicuro che sia il ritorno della stessa persona rappresentata dal due di coppe. Potrebbero essere due possibilità. Se hai una storia tormentata con questa regina di denari, ti renderai conto che comunque è ciò che in questo momento ti è funzionale per arrivare ad un giudizio, quindi per arrivare a quella che è
una quadra, un punto fermo a fine mese che porta poi un ideale condiviso anche in questo caso. Quindi è un mese dove l'amore parte da una sensazione di universalità, da una sensazione di dover esserci per tutti, in particolare nelle coppie, in famiglia, magari situazioni dove ci si dà, si spende troppo, a un improvviso rivelarsi di una o più possibilità, se si tratta anche di una persona nuova, più un ritorno, che portano poi a quello che è un giudizio. Una carta importante può rappresentare un fidanzamento, un matrimonio, una convivenza. Insomma, qua le energie vanno in crescendo grazie a un momento di passione, di tentazione, come dicevano le parole chiave. Se non ti ricordi o non hai visto il pezzo, ti invito a rivederle. Ecco, qua c'è proprio il lasciarsi tentare. In alcuni casi, ripeto, è un lasciarsi tentare dal passato, ma che secondo me si trova un po' a fare i conti con una pienezza di sentimento che si esprime, anche qualora fosse single, con la vicinanza ad un qualcuno, con l'intesa con un qualcuno che comunque a questo ritorno va a rompere un po' le uova nel paniere. È un mese molto 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 promettente a livello di amore. Ora non dico che tutti i single che guardano questo video si fidanzeranno entro la fine di settembre, io ve lo auguro, però è un mese nel quale hai una centratura su te stesso, su te stessa, che ti permette poi anche con cui il giudizio mi rappresenta anche le folle di persone, ti permette anche di aprirti a infinite possibilità. Quindi qua ci può essere addirittura un appuntamento che ti porta in mezzo alla gente a conoscere delle nuove persone che, secondo me, ti ripeto, non ti sono del tutto estranee. Qui ci potrebbe essere il classico incontro con una persona che magari si conosce già da via social. Però ecco, in generale lo vedo molto 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 positivo come mese. A livello lavorativo devi farti forza. Parti da una situazione di re di denari, stai valutando, stai cercando di capire, stai cercando di ripartire in questo settembre che arriva a chiudere il periodo delle ferie, il periodo estivo, ma forse ci sono in te tante paure, ci sono tante apprensioni, c'è forse il ricordo di una stagione precedente che può, sì, magari anche averti dato, però potrebbe anche non averti dato, quindi potrebbe averti magari lasciato in uno stato di paura, di preoccupazione. Beh, brandiscila la spada, hai due regine comunque di seguito, quindi due carte che già di per sé sono importanti, perché sono comunque due carte di corte fra quelle massime, re e regina appunto. Ma non solo, le carte di due regine ci vanno a parlare della concretizzazione di un progetto, di un lavoro, di un'ambizione. Quindi anche qua sono tre versioni, una. Questo settembre promette bene a livello personale. Ecco, qua ti va a dire che nonostante quello che fino al 10, 12, forse anche un po' più là, forse anche il 16 del mese, ti può apparire come stabile, in realtà si rivela molto stabile. Il sole è il fare luce su un nostro aspetto, fare luce su una potenzialità, una rivelazione di un qualcuno che magari vuole offrirci un lavoro, o se già il lavoro ce l'abbiamo, una gratificazione, un progetto importante. Insomma, è comunque una carta molto positiva. Anche nei contratti, nelle locazioni, nell'attesa di mutui, prestiti, nelle cause, qua ci può essere un momento in cui si sta valutando, si sta cercando di capire un po' con lo spadone di Damocle sulla testa, ma in realtà poi c'è un sole, anche qua c'è una giustizia che trionfa, c'è un'equità che porta comunque, anche se si trattasse appunto di burocrazia, quindi locazioni, vendite, contratti, cause, o qualsiasi cosa debba passare per un accordo scritto, c'è comunque la volontà di fare chiarezza e la volontà di portare la persona ad un livello di potenzialità e possibilità più alta. Quindi anche sul lavoro la vedo così. Entrambe le due situazioni, lavorativa e affettiva, si rapportano bene alla carta dell'innamorato. Se sei senza lavoro, l'innamorato rappresenta proprio un contratto, un aiuto anche. Anche se non c'è contratto, magari c'è un aiuto sostanziale da qualcuno, un percorso iniziatico da fare, viene a fare il corso di tarocchi di Cronos. Oppure se sei single, può rappresentare una persona che ti si avvicina per conoscerti, una dichiarazione sarebbe, non so neanche se usano più le dichiarazioni,
Sai, oggi è cambiato il mondo, i vecchiacci come me sono rimasti un po' indietro. Ecco, quindi ti rappresenta comunque delle possibilità di scelta e tu questo mese hai la possibilità di scegliere un cammino sicuro a livello di realizzazione personale e condiviso a livello di passione con gli altri. Quindi direi che qua c'è la continuità, anche come dicevano le carte, c'è il riesaminare, anche l'andare con moderazione, ma poi c'è la realizzazione. In questo caso il capovolgimento che mi usciva come parola chiave della situazione economica, qua diventa il capovolgimento delle paure che le possibilità che abbiamo non ci bastino per realizzarci, no? Qua arriva il capovolgimento e arriva la certezza. Tu mi parti come fante di spade, sei un osservatore, sei un'osservatrice, oppure c'è un qualcuno che ti osserva, stai attendendo il momento in cui questa morte volga il destino alla realizzazione dei tuoi sogni. Beh, questo settembre ti ci farà avvicinare molto, tant'è vero che questi sogni potresti iniziare a toccarli. Non sarà per tutti, ma sicuramente un mese nel quale avrai la sensazione di aver la giusta retribuzione per quelli che sono stati i tuoi sforzi, il giusto compenso e anche il giusto regalo dal destino, soprattutto in amore, ma anche nel lavoro, per quello che è stato il tuo impegno, il tuo costruirti prima di costruire attorno a te. Anche la carta del Due di Coppe, che può rappresentarmi per alcuni proprio l'esternazione di un amore, quindi la nascita di una coppia o di una forte sincronicità con qualcuno intorno a metà mese, nonostante un periodo di paura, di apprensione per il futuro simboleggiato da una regina di spade, si lascia travolgere da questa morte che arriva proprio per cambiare e per portare a tre carte importanti. Due chiudono la serie degli arcani maggiori. Una è un 7 e sappiamo quanto il 7 sia importante negli arcani maggiori, perché sono carte perché sono 21 carte, quindi sono tre settenari. Ma c'è di più. La prima carta di questa lettura è un 6, l'innamorato. Quella che chiude è un 7. Tu questo mese fai un grande passo in avanti. Sono tre letture stupende a questo giro, veramente. Credo di essermi superato. Questa volta il like me lo merito, dai. Qui non c'è da aggiungere altro. Delle opzioni te le ho già date, altre te le ho date nelle carte dove ho letto le parole chiave. Mi sembra che la situazione qui, nonostante qualche apprensione, più per la situazione materiale, vada in realtà evolvendo in maniera positiva. Per te settembre sembra essere un mese nel quale riuscirai a vincere molte paure e anche ad aprirti a molte possibilità, soprattutto nei rapporti sociali e a livello affettivo. Allora, le Moire, il fato, come vedi, ti ho detto prima, è comunque un mese nel quale vai a rinnovare un po' il tuo destino, a capire come, a far luce anche su quella che è la tua vera volontà, il tuo vero destino, il tuo vero cammino, la tua realizzazione. Il pipistrello e l'elleboro. La carta è una di quelle che ho imparato meglio per ora, perché parla proprio della cecità del pipistrello e dice che il tuo intuito si sta guidando bene. Come vedi, ti ripeto, è il mese, siamo partiti proprio dall'intuito, dal non detto, dall'onirico, dalla comunicazione con una dimensione superiore. Qui sei protetto, protetta da qualcuno. Anche la carta delle Moire parla di un buon destino, parla di coloro che
tessevano le fila del destino. Si deve essere chiamati, ci dice la carta, a percorrere una strada che renda giustizia alle nostre qualità, al nostro destino, al nostro fato, che ci porti ad un traguardo che qua si fa sempre più vicino. Lo abbiamo fatto e lo facciamo con i tempi del fato. Quindi mettere fretta ad una realizzazione che comunque arriva non serve a niente. E anche tentare di deviare i destini altrui non serve a niente, perché non è possibile, fra l'altro. Quindi le due carte sono molto positive, ci parlano della fiducia nel futuro e della fiducia nelle nostre capacità. Direi che è il meglio che si possa chiedere. In potenza questo mese capirai quanto sei destinato o destinata ad arrivare lontano. Bene, con questo abbiamo veramente chiuso alla grande, direi. I tre messaggi erano molto belli, tutti e tre. Spero che la parte delle parole chiave che ho inserito, togliendo i riassunti, almeno per i video mensili, per i settimanali, per quelli delle lune, restano. Spero che ti piaccia e che magari ti dia anche qualche spunto in più di riflessione. Se così non è, magari uno torna alla vecchia formula. Però è un esperimento che mi è piaciuto fare. Io ti ringrazio per aver visto questa terza variante. Se ti è piaciuta, ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva. Passo ai saluti finali. Si conclude così il nostro lungo video sulle energie del mese di settembre. Kangwa Pegi Wi, come dicevano i Lakota, la luna della maturazione, del raccolto. Abbiamo avuto tre varianti veramente belle, molto costruttive e anche molto più profonde, secondo me, grazie all'ausilio delle parole chiave. Parole chiave, la ricerca delle quali non ho voluto negarti. Lo so che ha allungato il video in maniera impressionante, però credo che magari possano darti input in più. Bene, il primo quarto di luna cadrà proprio il 4 di settembre, quindi il 4 di settembre è domenica, collimerà perfettamente con l'inizio della settimana, quindi questa volta la settimana la leggeremo proprio in concomitanza con la lunazione. Ma il 4 di settembre c'è un altro evento, Bacco Palaia e Venere, una festa meravigliosa, street food, spettacoli, artisti di strada, Kronos che legge le carte, nell'ultimo evento live della stagione. Non perderti questa bellissima festa a Palaia, e giustamente anche celebre, devo dire che negli anni si è fatta un nome di tutto rispetto e meritatissimo. Bene, io ti ringrazio per aver visto questo lungo video e ti do appuntamento alla prossima video lettura interattiva della Lucerna di Kronos. Ciao! Ciao, benvenuto a Fanculo o del raccolto. Come sarebbe una minchia o del raccolto? Come si dice, dicessero cacacare. Circa il nostro mese di settembre. Da oggi recupereremo queste edizioni ogni volta che faremo un recupererò le energie del mese di settembre, o meglio le energie del mese della minchia, stregonesche, quindi sono anche ampiamente conosciuti. Bene, da oggi li userò, mi piacerà farlo, ma fanculo, rifarlo da capo. Settembre era stato dato dai nativi americani, dagli Sioux, che sono i famosi indiani delle parti